AW Italian Podcast presenta Elite Friday. Ogni venerdì mattina alle 9 un podcast in italiano dedicato alla All Elite Wrestling. Benvenuti a tutti a un nuovo appuntamento con Elite Friday. Io sono Stefano, la voce di AW Italian Podcast, e sono qua come sempre tutti i venerdì mattina per chi ci ascolta on demand, tutti i giovedì sera per chi ci ascolta in diretta, per raccontarvi AEW Dynamite, quello che è stato, quello che ne penso, quello che me ne è venuto fuori. Ma ovviamente sarebbe una cronaca assolutamente parziale e poco interessante se la facessi da solo, allorché al mio fianco, come sempre, ho portato la persona con cui mi piace di più ragionare intorno al mondo del pro wrestling ormai da tipo 15 anni. Ciao Fabri, benvenuto. Ciao Stefano, grazie, ciao a tutti. Ti ha colpito questo dei 15 anni, eh? No. Allora, siamo ben felici di essere qua a parlare di Dynamite, perché ovviamente è la, diciamo, lo spettacolo principale per noi, quello del mercoledì sera. Ovviamente questo è il contenuto principale di AEW Italian Podcast, non a caso lo facciamo insieme, ma dobbiamo dire un grazie enorme a tutte le persone che si sono avvicendate invece sabato per una maratona, marcia d'avvicinamento al prossimo, a quello che sarebbe stato il pay per view di sabato, e stiamo ricaricando tutti i contenuti. Credo ne manchi uno, soltanto uno, perché è quello che ha avuto più problemi in fase di streaming, perché era un orario un po' balordo, quindi ha avuto qualche problema, ma abbiamo praticamente tutto, per cui non vi preoccupate, nei prossimi giorni uscirà anche quel programma. Che cosa abbiamo fatto il weekend scorso? C'era Full Gear, abbiamo deciso di dare, come sempre, un po' una botta di vita al canale Twitch, ma anche poi ovviamente ai contenuti da vedere dopo. La botta che abbiamo dato al canale Twitch è stata che giovedì abbiamo fatto il podcast in live, venerdì abbiamo fatto Light the Fuse, dove abbiamo dato i nostri pronostici, sabato una maratona di 11 ore dove abbiamo fatto un bel po' di programmi e vi abbiamo anche presentato un progetto super figo. Vi invito ad andare a vedere sul canale YouTube del lato viale del ring, perché abbiamo lanciato Wrestling Evolution, che è un gioco di ruolo a tema GDR. Dategli un'occhiata, date un'occhiata a quel video, tenete d'occhio i passaggi che faremo, prossimo appuntamento 12 dicembre. Fate tutto quello che è in vostro potere per aprire il cervello, perché questo sarà il gioco che voi non avete mai visto e che non potete nemmeno immaginare nella sua complessità, nella sua bellezza e nella facilità poi in realtà di gioco e nel divertimento assicurato. Quindi date un'occhiata. Fabri, tu ci stai lavorando tanto, penso che lo senta un po' anche un figlio eletto, sì. Quindi... Sì, ormai quasi quotidianamente ci stiamo lavorando, vediamo poi cosa esce fuori alla fine. Posso? Vai. Io ero vinto il mio primo match. Maledetto. Ho giocato contro Edoardo, abbiamo provato, stiamo sviluppando il gioco, ovviamente io non c'entro un cazzo, cioè sto facendo veramente poco per il momento, la mia parte verrà dopo, ma almeno ho provato, così in anteprima mi sono divertito un sacco, quindi occhio, perché veramente ragazzi, questo è un gioco bello e ci sarà un sacco di parte divertente che potrete sviluppare anche voi, quindi fidatevi, sapete che noi diciamo tante parole ma non diciamo le bugie, non ci piacciono, non sono il nostro pane quotidiano, vi divertirete un sacco. E poi praticamente da gennaio avremo proprio l'inizio della nostra federazione gestita sul canale Twitch, quindi giocheremo in diretta. Bello. Non mi ricordo le date, ma mi sa un po' più avanti. Un po' più avanti di gennaio. Vabbè, comunque in questo periodo vedrete che ci sarà. A chi chiede fibrissimo quando inizia, intanto ascoltaci il 12 dicembre. Ogni mese diamo gli aggiornamenti, così poi sappiamo. Anche perché una data precisa non possiamo darla, perché ovviamente testandolo tutti i giorni dobbiamo capire poi quando effettivamente pronto. Più andremo avanti, più avremo idea della data precisa. Certo, seguendoci avrete tutte le informazioni. Poi ogni tanto chiedete anche a Fabrizio, poi gli bussate, dite Fabri, allora il gioco, e lui quello che può dirvi ovviamente ve lo dice. Non è che... Come si fa a bussare alla porta di Fabrizio? Ma come? Ma non lo sapete ancora? Noi di AEW Italian Podcast abbiamo un gruppo Telegram. Ma è bello sto gruppo, eh.
voi venite, trovate in descrizione, quindi nella info box di YouTube, trovate quelle che sono le coordinate, quindi il link per entrare nel nostro gruppo. È gratuito, libero accesso a tutti, pochissime regole, l'importante è portare anche i neuroni. Portate i neuroni dentro, vedrete che ci divertiremo un sacco tutti insieme e sarà bellissimo. Nel frattempo stanno arrivando anche i nostri amici di vecchia data, Jacopo, uno dei nostri primi follower su Instagram, e quindi sempre un piacere ritrovarti, Jacopo, che tra l'altro, per chi se lo chiedesse, visto che nell'ultima settimana ne abbiamo parlato, ce l'ha fatta a iscriversi al Brasil Universe e finalmente può vedere DDT, no, è tutto quello che consegue, quindi bene per lui. Direi che a questo punto, sì Fabri. Diamo un aggiornamento ogni tanto, perché mi sono già arrivate le foto in di tre birre. Sì, quindi sono già tre birre almeno. Sono già tre birre almeno e ha cominciato da poco. Quindi non so domani sera se Leonardo riuscirà poi. Domani sera per caso c'è late night? Sì. Per casissimo proprio. Sì, però avendo già un ospite, perlomeno mal che vada sono io l'ospite. Sì. No, ci sta tutto. Quindi direi di partire con la nostra review di Dynamite, e ovviamente la cosa che dobbiamo fare per partire in modo più corretto è quella di partire seguendo passo passo ciò che è stato lo show di ieri sera, per noi che lo stiamo raccontando in diretta, di due giorni fa. Invece, se ci state ascoltando on demand, ma venite a trovarci in diretta ogni tanto, è molto divertente, potete interagire con noi, è sempre simpatica la diretta. Dicevo, si inizia con il Dark Order sul ring, pronti a festeggiare il campione, neocampione della All Elite, Hangman Adam Page. Campione che abbiamo raccontato in lungo e in largo tutti i passi della sua storia, da dove è partito a dove è arrivato, tutto quello che è stato sostanzialmente il suo lavoro di preparazione a questo momento. Campione che è... non so se definirlo amato, Fabri, dal pubblico, perché amato forse è riduttivo. Credo ci sia proprio un'empatia, un legame. In più ieri era anche a casa sua. In più. Come se non bastasse. Quindi, sostanzialmente, il signor Adam Page si avvicina al ring, entra e comincia a festeggiare, giustamente, a fare, insomma, due chiacchiere col pubblico, ringraziando, insomma... come fa? È sempre una persona molto sobria, molto onesta. Credo che sia uno dei tratti sobria. Che piace di più. Sobria. Ma sì, Fabri. Sono già due volte che non ha neanche... Cioè, tipo, quando ha vinto il titolo, ha spostato la birra. Sono anche convinto di una cosa. Adesso che è campione, rarissimamente berrà birra. Quasi mai. Sì, ma poi sai... No, è normale. Cioè non puoi far vedere che è il campione, ma poi c'ha, cioè, il figlio, hanno puntato un po' sul discorso del figlio, cioè lui adesso diventerà un simbolo molto importante, quindi non vedo l'ora. E ha ragione il nostro amico Ventura, il nostro Ace, tra i più tifati di sempre, in effetti almeno in All Elite credo che sia la persona più tifata in assoluto, proprio in assoluto. E ci fa piacere perché è un prodotto l'Elite, sostanzialmente, nel senso che sì, ha fatto qualcosa in Ring of Honor, sì, ha fatto qualcosa in New Japan, però la maturazione, la costruzione di ciò che vediamo è avvenuta sostanzialmente dal giorno 1 della All Elite, e quindi è stato molto molto importante. Peraltro, su YouTube è partito un progetto molto interessante di questo tizio. Adesso non mi sta venendo in mente come si chiama. Per esempio, nel nostro gruppo Telegram aveva postato Roberto il link al video. Noi l'abbiamo postato su Facebook. Questo tizio che ha fatto una sorta di il buono, il brutto, il cattivo. The Good, the Bad and the Elite. Molto interessante. E già i titoli di testa sono bellissimi, con un po' di persone che hanno dato dichiarazioni su Hangman Page, Hangman Page stesso che parla, e poi una serie di video che formano il percorso con tanto di date, dalla fondazione della All Elite fino, anzi in realtà parte da un 2011, quando c'è un giovane e inesperto Adam Page che fa un promo, ma poi dopo, insomma, dal momento della nascita dell'Elite, la firma del contratto, cioè quel famoso Being the Elite, dove i tre ragazzi avevano il cellulare e poi lui ha girato il simbolo di AEW, fino a oggi,
Quindi dai, se vi capita, se vi va, quello è un bellissimo video e vi consigliamo di vederlo. Sta facendo la sua dichiarazione d'amore per il pubblico, come sempre, la sua dichiarazione così forte di intenti, di appunto, vuole prendere quel posto che ormai è suo a tutti gli effetti. Arriva Daniel Bryan, scusami, Bryan Danielson, mi sono confuso. Arriva Bryan, perché mi sono confuso? In realtà era un lapsus voluto, mi sono segnato l'appunto. Perché? Perché arriva e fa l'Heel. Com'è che fai l'Heel in All Elite? Beh, citando le tue vittorie a WrestleMania. No, e soprattutto, vabbè, a parte che ieri chiunque avesse, cioè, anche Danielson, poi per carità, si è comportato un po' più da Heel, nemmeno troppo, perché non ha detto cose stra-Heel, ha detto delle cose giuste tendenzialmente, comunque, però ieri contro Page poteva andarci chiunque, sarebbe stato Heel. Quindi, giusto, a prescindere che ha vinto lui, ma forse una decisione che può essere stata presa anche per questo motivo, Danielson di farsi 1 o 2 settimane da Heel, se ne batte altamente le palle, le fa e amen. Cioè, dopo 2 settimane ritorna face, tempo che fanno l'incontro, non si... Un altro magari ci può capire, un altro gli può dare fastidio, se fosse stato un... Quindi può essere che sia anche una cosa calcolata. Allora, un po' di pubblico... Ha capito che l'avrebbero fischiato, perché tanto vai contro Page. Bravo. E basta, vado. Non... Bravo, una parte di pubblico non ha capito. Ho letto soprattutto qualche commento in giro di gente che fa, beh, ma così d'amblè. E da un lato sì, perché comunque Fabrizio non sbaglia dicendo chiunque sarebbe di fatto diventato Heel. Di fatto. Cioè significa... Tre giorni prima ha vinto il titolo a casa sua. Se vai avanti così l'ha vinto 3 settimane fa. Beh, è tanto che l'ha vinto, perché l'hanno pronosticato. Da quando è aperto l'Elite che dicevano. Sì, esatto. E niente, quindi credo che sia stata una dimostrazione di grande intelligenza da parte di Bryan Danielson, ancora una volta, ha detto delle cose che possono tranquillamente essere confinate al luogo in cui era, perché di fatto ha attaccato abbastanza la città e un po' Adam Page, ma possono essere confinate lì, potrebbe anche esserci una hit conseguente, magari in un ritorno in quelle zone, per lui, ma per il resto del mondo facilmente recupera la sua posizione. È anche stupido, cioè, allora, io capisco le persone che dicono è repentino il passaggio e forse da un certo punto di vista immotivato, però io vi ricordo quanto è assolutamente cringe vedere un, che ne so, Cody che deve fare il face per forza e il pubblico lo fischia e lo odia. Cioè, allora, a sto punto preferisco che tu mi faccia un cambio repentino. Siamo nel 2021, la kayfabe è morta nel 1992, quindi chi se ne frega, proprio chi se ne frega, e quindi basta, cioè, tiriamo dritto. È una cosa che non ha grossissimi risvolti, almeno per quello che posso intenderne io. Finito questo periodo, probabilmente costerà a Danielson... Qualcuno costerà a Danielson la sconfitta contro Page, molto probabilmente, e da lì in poi ritornerà a un periodo brevissimo in cui Danielson si recupera tutti, cioè finisce presto sta... Ma giusto, può darsi anche che la prossima settimana non lo fischino nemmeno, è che lui ormai ovviamente, per questa faida sicuramente cerca di portarseli contro. È difficile che tanto lui lo sa fare, non si pone il problema. Settimana prossima a Chicago, da un lato sì, posso dirti di sì, però dall'altro lato non so quanto tireranno ancora fuori... Chicago, piazza particolare. Sì, poi non so quanto tireranno fuori questi due la prossima settimana. Esatto. Più facile che si vada avanti con... Facile che siano farà l'incontro con Colt Cabana e anche lì si fa fischiare perché vai contro Colt Cabana. Che è di Chicago. Che è di Chicago, cioè. Faccio fatica... A prescindere dai casini che ci sono stati, faccio fatica a pensare che arrivi CM Punk a difendere Colt Cabana, ecco, mettiamola così. Non per i casini che sono successi tra di loro. Ovviamente. Più facile che poi portino avanti appunto una faida di cui parleremo dopo, scoppiata ieri. Tanto per intenderci, quindi. Come quindi può occhio. Essere anche di no, eh? Quindi occhio.
E questo commento non stavo. Poi Dennis è sempre molto bravo, soprattutto quando lotta nell'interazione con il pubblico. Ricordo un match con Liger dove fu bravissimo a interagire con il pubblico per vedere i ritmi lenti che aveva il match. Sì, sì, ma infatti lui è molto bravo e credo che sia uno di quelli in grado di leggere la situazione bene. E quando ci si guarda intorno e si capisce che aria tira in un secondo, sei sostanzialmente un pochino più avanti rispetto agli altri e ti puoi concedere anche di fare questi cambi. Inoltre, altro aspetto molto importante, non perdiamo di vista il fatto che Tony Khan ha molta fiducia nei suoi main eventer ed è uno di quelli che calca molto la scena. Quindi se la scena vuole una determinata cosa, lui va dietro. L'unico che non ha capito che questa cosa può essere una, diciamo, una forma importante per un pezzo della sua carriera è Cody. Questo mi fa pensare che Cody abbia... L'ha capito, ma non vuole. Questo mi fa pensare che Cody abbia pensato a una sua carriera che si va a esaurire prima di quanto ci possiamo immaginare noi. Cioè, alla fine di questi cinque anni con l'Elite la chiude. Lui l'ha praticamente già detto. Si dicono molte cose, però in questi mesi abbiamo capito che lui è uno di quelli che quando parla poi fa quel che dice. Lo fa quel che dice. Che poi bisogna anche vedere, lui ha 5 anni di contratto, ma sono i 5 anni da vicepresidente. Bisogna vedere poi magari se lo quanti da performer. Quanti da performer, poi magari una volta terminati i 5 anni deciderà di fare soltanto vicepresidente. Anche quello. Tra l'altro per chi se lo stesse chiedendo, ora parleremo anche di Kenny Omega, ci arriviamo subito dopo il match di Brian Danielson, ma per chi se lo stesse chiedendo, forse ci sarà nei prossimi mesi un'accelerata per il gioco da console. Quindi ne parleremo. Anche perché tanto se poi Omega deve stare fermo, c'è da fare. Secondo me ne parleremo, terremo d'occhio, magari attraverso anche Roberto, che magari è più, diciamo, più facile, riesca ad attivarsi per quanto riguarda l'ascolto dei programmi là negli Stati Uniti quando escono direttamente, quindi di solito escono di notte per noi e vabbè, c'è chi sta sveglio, ma io e Fabrizio abbiamo una certa età, lui è sveglio per forza, magari seguirà per noi e ci terrà aggiornati sulla questione giochi, magari nelle news del nostro sito www.italianpodcast.it che vi invitiamo a visitare. E, bene, poi c'è stato il match, che poi alla fine a un certo punto bisogna anche lottare. È stata un'apertura anomala di puntata da parte dell'All Elite, perché di solito si parte sempre lottando. Qua invece era giusto partire con una sorta di tributo a Hangman Page, che è scaturito subito nell'incendiarsi della nuova faida. Quindi dai, anche se sono stati un po' di minuti non lottati sul ring, sono stati comunque utili a darci un po' della visione di quelle che potrebbero essere le prossime settimane, marcia di avvicinamento verso la sfida che avranno i due. E voglio proprio vedere come la gestiscono, sono veramente genuinamente curioso. Non lo dico perché la gestiranno una merda, no, proprio sì, sono convinto che la gestiranno molto bene, ma voglio vedere come, tutto qua, che se dovessero dare una vittoria pulita a Hangman Page, veramente gli stanno dando il sigillo del miglior lottatore che c'è in giro, ma tipo nel mondo. Io te l'avevo sempre detto, all'epoca quando ti dicevi che magari potesse essere Moxley come Page, batteva sia Omega che Dallas. Guarda, se lo fa, io sono solo contento. Sono curioso di vedere se... Prima gli fai battere il campione, poi l'altro del campione è Page, non è... È lui quello più forte. Tra l'altro, l'ho battuto e non mi sono voluti nemmeno 30 minuti. Anche. Quel pezzo è stato clamoroso, veramente bello. Non so quanto fosse preparato, quanto gli sia venuto in mente in quel momento, però era sicuramente una delle linee più belle del promo che io abbia sentito. Veramente molto interessante. Secondo me il fatto che i personaggi delle W sono molto naturali, il tono di Brian mi è piaciuto. Ci sta visto il momento, chiaramente è esattamente calzato nel momento in cui doveva scendere questa sorta di turn rapido, probabilmente durerà qualche settimana, ma molto interessante. Poi se dovesse anche durare di più, ragazzi, non mi spaventa. Anche se fosse diventato heel, va bene, non si pone il problema, anche perché comunque si è liberato il posto, vabbè, Moxley lo stava diventando e non lo era a tutti gli effetti, però il suo posto si è liberato. Si libera anche il posto di Omega, al di là che di un'altra fazione, eccetera, ma si libera anche quello come posto di Hill, quindi devi averne qualcuno poi.
E ce n'è anche un altro che si sta liberando, ma ve lo diciamo dopo. Ve lo diciamo dopo. Vi siete dimenticato una cosa su Danielson? Dovrà prendere a calcio in culo il Dark Order. No, l'ha detto. Dimenticati nel senso... L'ha detto. Nel senso sì, conterà tutti, comincia la raccolta cabana. Ne fa un paio. Allora, ieri ha fatto il vol 1. Il raccolta cabana, ne farà ancora 1-2 tra Dynamite e Rampage, ma poi si fermerà lì. Farà Silver, comunque se vuole continuare la cosa dell'Hill deve fare Silver. Silver, sì. Silver è super tifo. Tra l'altro non mi dispiacerebbe vedere Silver. Ora, cioè, non ci pensavo, ma ora che l'hai detto lo voglio. Io quello che voglio di più, perché secondo me resta quello più bravo, è con Grayson. Grayson è molto bravo in coppia, però da solo è meno incisivo. No, il singolo lo preferisco anche a Silver. Sarebbe quello bravo, sarebbe Angels, Alan Angels, però si è un po' confinato, perché lui sarebbe quello veramente bravo. Sai cos'è? Rischia di essere quello che fa match belli contro i forti e poi perde. Sì. E poi magari va a perdere contro Wheeler Utah, magari. No, ma quello veramente, quindi... quello veramente bravo, peccato, perché lui, e infatti il discorso Dark Order, per lui, vediamo. Io non so se ci sarà. Però non mi sembra neanche possa venire fuori sta roba apocalittica. Tenem, lottatore normalissimo. Cioè, allora con Alan Angels, allora sì, con lui sì, ma con Ten. Io penso che con Silver venga fuori un bel match. Silver, Alan Angels, Stu Grayson possono tirare fuori delle cose buone. Gli altri, vabbè, senza infami, senza lotte. Vabbè, Colt Cabana e Danielson si conoscono da 150 anni, qualcosina in più forse faranno, però. Sto dicendo, da 150 anni qualcosina in più. E Evil 1 l'abbiamo visto, per carità, incontro onestissimo, ma è Evil 1. Con tutto il bene che gli possa volere, in coppia va bene, in singolo. È bellissimo vedere che l'opener di una AEW con un ottimo lottatore e un buon lottatore viene comunque meglio di tanti tanti match che abbiamo visto negli ultimi 20 anni, 30 anni nel Nord America, main event parliamo. Quindi va bene così. Se la qualità che mi porta Danielson da Hill Face è quella... Le cose che poi ti fanno incazzare su un peggioramento, ricordano quando magari ti facevano vedere nelle puntate settimane tipo Bret Hart contro Skinner, che ti rendeva quasi la sensazione di essere un main event, perché poi era, non era così, però ricorda un po' quelle sfide. Sì, più o meno. E quindi niente, alla fine di questo match c'è stato, credo esattamente alla fine di quel match, credo ci sia stato il... No, mi sto sbagliando, c'è stato subito Orange Cassidy e Tomohiro Ishii, credo. No. Pensavo fosse stato qui il promo di Kenny Omega. Parliamo comunque del promo di Kenny Omega. Parliamo del promo di Kenny Omega o Cole. Allora, partiamo col fatto che... Aspetta, che ci sono ancora un paio di messaggi qua. Alan Angels mi piacerebbe non poco, sarebbe una bella vetrina per anno dopo la battaglia con Omega. Sì, quello che dico io però è che poi finisce per essere quello che fa ottimi match con i super campioni, ma lotta poi a perdere. Sì, perché poi non lo mettono di fatto. Dagli una faida anche minore, però dagliela e fagliela magari anche vincere. Sì. Tra l'altro il discorso di Job Order, che abbiamo tirato fuori noi tantissime volte, si sta veramente trasformando in una sorta di mid-card Order, che è meglio di Jobber, anche se poi alla fine quello, però in realtà si stanno prendendo uno spazio incredibile e bello, e non è escluso che con questa run di Hangman Page non abbiano in realtà a conti fatti almeno inizialmente qualche agevolazione, non che gli facciano vincere cose, ma che magari gli diano gli spazi, qualche segmento, qualche aiuto di qua e di là, comunque loro una sorta di aura protettiva nei confronti di Page la vorranno tenere, e magari combinando anche qualche casino, perché no? Vediamo, io sono molto curioso. Ecco, hanno ripreso un pochino l'attenzione nelle ultime settimane. Tu Fabri che dici? Sì, ci sta, ma leggevo il commento, metti il commento di Carlo, guarda, ci posso... Vatti a cercare Danielson, Colt Cabana, ne trovi quanti ne vuoi e saranno sicuramente migliori, non per sfiducia adesso, per un discorso di età, eccetera. Guardati prima quelli. Ma comunque Colt Cabana, e Cabana poi, non è quello che ti fa il meccione.
farà un buon match. In vita sua, non l'ha mai fatto in vita sua. Lui tendenzialmente era molto comedy e adesso si ritrova in un posto dove voleva dimostrare di saper fare anche altro, lo sta facendo senza nessun problema. Sempre nel mid-carding, oh ragazzi, non stiamo parlando di un main event, ecco. Aspettarci. Però lui, il suo lo fa. È uno che ha già scritto in testa che farà il telecronista, molto probabilmente, in più tante altre cose del genere, l'allenatore, il telecronista. Quindi, anzi, non l'hanno più provato, tra l'altro. Sì. E quindi sei fiducioso, ho capito. Quindi fai un po' te allora. Allora, area backstage, abbiamo la Super Click più Hangman Page, più Kenny Omega. Ah, no. Kenny Omega dice chiaramente che si prenderà una pausa, dovrà andare via e tornerà. Tutti parlano di questo rematch, non ci sarà rematch per ora, ma quando ritornerà ovviamente chiederà rematch, tutto quello che sarà il caso. Attenzione perché la All Elite non ha mai fatto la puttanata di mettere le clausole per il rematch. Quelle stronzate da WWE non le fa. Vorrei sapere perché dopo aver perso un incontro, io che diritto ho di andare a chiedere? Era successo Mega Moxley. Quindi. Perché l'ha voluto Tony Khan. Ha detto, io non ci sto perché ha vinto in modo lì, per la Forbidden Door, aperta. C'è stato, quindi negli occhi della gente si può anche stare. Ci siamo sì, amici. Comunque non è stato immediato, perché dal 2 dicembre si sono incontrati a inizio marzo, a Revolution, quindi be fucking quiet. Tornando a Bomba, lui fa questo promo, racconta questa cosa qua, e ovviamente ancora una volta Adam Cole viene, quando prova a dire qualcosa per insomma rafforzare la posizione della Super Click e quant'altro, Kenny Omega non è felicissimo della situazione, un po' imputa probabilmente al suo arrivo ciò che è successo a bordo ring. Quindi segnatevi questa cosa dei DC con Adam Cole, non si stanno volendo molto bene in questo momento, anche se Adam Cole non ha niente contro di lui. Però lui ha qualcosa con Adam Cole, probabilmente gli starà imputando che arrivando Adam Cole loro hanno puntato la loro attenzione da un'altra parte, magari hanno rivalutato Hangman Page e magari è tutto collegato al fatto che non sono voluti intervenire. Lui non ha fatto menzione al mancato intervento, i Bucks erano lì ma non sono intervenuti, peraltro hanno fatto esattamente quello che abbiamo detto io e Fabrizio, potrebbero arrivare e non fare niente, sarebbe bellissimo, tac. Dall'altra parte non c'era Don Callis, sto giro, e a un certo punto arriva addirittura Fish, che comunque viene in soccorso, in aiuto di Adam Cole, perché non possono ancora i due Bucks lottare per i colpi presi, quindi ci sarà a Rampage un match tra Adam Cole e Bobby Fish contro i Jurassic Express. Questo è il sunto che Nemega va via a un certo punto. Fabri, tutte le considerazioni del caso e aggiungi pure il discorso degli infortuni. No, cioè, è la considerazione che è abbastanza curioso con cose diverse, più che altro per il discorso infortunio di Omega, ma è molto, è quella, e non mi stupirebbe se lo facessero, ma comunque è tale quale, non, i personaggi sono anche gli stessi, cioè proprio non sta mancando niente. Non c'è Cody, c'era anche Cody di mezzo, quindi non, però comunque non sarebbe da stupirsi. E beh, avevamo un po' annunciato che io la settimana scorsa nei pronostici avevo detto che molto probabilmente Omega per qualche mese non lo vedevamo, a prescindere dalla faida con Danielson, perché ormai per quanto possa avere drammatizzato quando ha detto del ritiro, però che fosse infortunato, a parte che si vedeva in quel mese lì, si vedeva perché lottava a un ritmo molto ridotto, ha voluto aspettare di dare regno a Page e adesso farà quello che dovrà fare per rimettersi a posto, soprattutto la spalla. Il ranking, la differenza tra Danielson e Kenny Omega è che Omega ha appena perso, scende, appena perso, però scende. Tende a scendere. Okay? Mentre invece chi vince tende a salire, e poi, cioè, siamo lì, arrivando... e poi siamo lì, non gli fai fare incontri e lo superano. Esatto. Quindi sì, adesso il ranking, ma mentre invece non si sa cosa si sono detti dopo lo schienamento.
Ci piacerebbe tanto saperlo un po' a tutti, ma io faccio finta che non mi interessi, faccio finta. Anche ieri, dopo un incontro, c'è stato, dopo il main event, si è visto chiaramente che si stavano parlando. Sì. Ma lo fanno in tutti gli incontri, praticamente quasi tutti, a volte si vede perché c'è la telecamera, solo per quel motivo lì. La pausa se l'è già presa, quindi non è successo. Non è successo, però attenzione a quello che ti ho detto, che ricorda molto la situazione Golden Lovers. Anche perché a quel ragazzo comunque scadrebbe il contratto. Sì. È caratteristico, eh? L'hai detto due volte, boom, quindi io dovrei dire Colt Cabana, però non lo faccio. E quindi tornando un pochino a Bomba, il discorso è molto semplice. Ci sarà qualcosa tra i due, o tra due gruppi, o tra due fazioni, o boh. E non è escluso che se vuole prendersi la pausa, diciamo, lunga, nel frattempo Hangman Page non si sia ripreso la Super Click. Esatto, Non è escluso no, no, che ne abbiamo assolutamente. parlato qualche giorno fa. Sì. So che è difficile in questi giorni, primo per noi, ricordarsi esattamente dove abbiamo detto le cose. Sappiamo che le No, abbiamo dette, ma non sappiamo dove. E sappiamo che per voi magari è difficile andare a recuperare tutti i controlli che abbiamo fatto. credo durante la maratona, credo. Nella Esatto, maratona l'abbiamo detto sicuramente, poi non so poi sulla magari domenica. anche il giorno prima. Vabbè, in ogni caso, Però tornando a noi, l'elite prima o poi torna insieme, sì, esatto. in un modo o nell'altro la vedremo insieme. Non credo nemmeno così tanto a lungo termine, È abbastanza. per questo che dico, magari quando lui torna si ritrova in una situazione che dice: ma scusatemi, ma questo è mica quello che mi ha battuto, è mica quello che voi non gli avete impedito di battermi. E allora Potrebbe io essere devo portare un amico, interessante. no, basta, non lo dico più, basta, No, finisce. non dirò più, non devi parlare con un amico. Guarda, ci vogliamo molto bene. Vediamo. Vabbè, niente, non voglio volare troppo. No, però Sappiate soltanto che Virginia is for lovers. la scenetta è stata praticamente identica, quindi vediamo. No, dico, Virginia is for lovers Eugene ed era sopra la cintura d'oro. Tu ci vedi qualche riferimento ai Golden Lovers? No, era per sapere. No, è vero, non No, esageriamo. vabbè, non Va esageriamo, bene fare i no. dietrologi, però, cioè, Non esageriamo come no, quell'immagine che avevano fatto dei due match no, annunciati per All Out che non sono stati All Out 2019 che non sono andati in scena. Per n motivi che erano Moxley contro Kenny Omega e Chris Jericho contro Hangman Page. Poi non c'è stato quello di Moxley perché lui aveva il problema al gomito, ma quei quattro che erano in cartello sono stati i primi quattro campioni del mondo della All è quello Elite. che ha detto Tony Khan dopo la conferenza stampa dopo, Sono che i quattro che ho comunque sempre avuto in mente. erano quelli, forse se non sbaglio, dovevano anticipare leggermente i tempi, doveva fare all out, Page campione, però per qualche motivo non sono riusciti a, però i primi quattro campioni li avevano già preventivati praticamente a federazione aperta, né più né meno. Vedremo. Sono molto curioso di vedere come andranno le cose. Sono anche curioso di sapere un pochino cosa ne pensi dell'arrivo del caos all'interno della All Elite. 2 settimane abbiamo avuto sostanzialmente Rocky Romero e Tomohiro Ishii, che non è Ishii, come lo chiamavano loro, cioè sono impazzivo stanotte. La notte stavo Nemmeno impazzendo, chiaramente ero giù di testa. ma perché si vede che non hanno mai visto hanno, si vede che hanno visto i Cavalieri dello Zodiaco però con altri nomi perché Sì, avrebbero imparato da lì. assolutamente. Sta di fatto che è stato un match, quello che doveva essere un riempitivo praticamente, se non che c'è Tomohiro Ishii dentro, le persone che non lo conoscono hanno visto un'ombra scarsa dell'unghia di Tomohiro Ishii, e hanno visto una cintura però magari hanno fatto un 2 più 2, hanno scoperto che prima ce l'aveva Jay White, insomma tante cose. Sicuramente quello che abbiamo potuto vedere, quello che abbiamo potuto godere di questo match è stata la leggerezza con cui l'hanno buttato in piedi e il come Ishii comunque non è riuscito a capire bene il ritmo del match americano, ma si è divertito. Questa è la Sì. mia idea, è questa. Sembrerebbe di sì. Chi si è trovato a suo agio ormai è Rocky Romero. Sembra che ormai, beh, che li conosce già tutti, però non si pone il problema. Rocky Romero benissimo. Ishii, vabbè. Un pochino meno. Diamo colpa alla lingua. Però secondo me si è divertito. Sì, beh.
anche alla fine, poi comunque in ogni caso l'inchino di Orange Cassidy c'è stato. Bello, sì, sì, sì. Okay. Vabbè, ma cioè, ragazzi, stiamo parlando di una leggenda del puro reso moderno, eh. Comunque questo è uno che si è fatto dei matchoni incredibili, contro tutti lui fa sempre dei match al limite, è un uomo che gli ultimi 3-4 anni lo vedete invecchiatissimo. Invecchiatissimo, mm-hmm. Perché lui veramente si sbatte tanto, fa dei match da mezz'ora, 35 minuti. Cioè, è una bomba, quell'uomo lì è una bomba veramente, ha fatto un altro climax incredibile anche quest'anno. Va avanti, ma va bene. Certo, del caos tutti vorrebbero vedere l'uomo più importante. No, nessuno lo vuole vedere. Nessuno vuole vedere. Continuano a nominarlo. No, anche perché comunque, anche perché visto come si è messo il caos negli Stati Uniti adesso, non stiamo parlando di Yoshi Ash. Mandi Yoshi Ash contro Matardi, cioè ora parliamoci chiaro, non me lo spreco con Matardi o comunque. Tutti stanno aspettando Kazuchika Okada. Anche noi. Potrebbe essere veramente interessante, però boh. Te non capisci, ma è in America. Ha sì, lottato sì, 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 lo sì. Stesso giorno, lo stesso giorno di Full Gear ha lottato negli Stati Uniti, o caro. Sì, quando Ishii ha appunto vinto il titolo contro Jay White. Esatto. Quindi il titolo Never Open Weight. Allora, Okada, brevissimamente, un excursus rapido, ha fatto uno stint in TNA, era un giovanissimo Okada mandato in TNA esattamente come si mandano in realtà i Young Lion in giro per il mondo a imparare. Esatto, lui è stato uno Young Lion insieme a Yoshi Ashi, per esempio, è stato mandato via ed era buona l'idea di mandarlo in TNA. Peccato che la TNA non abbia capito come sfruttarlo e gli abbia continuato a chiedere di formare, di creare un personaggio, altrimenti non sapeva come buttarlo sul ring. Lui non è riuscito a creare il personaggio, ma ha raccontato poi in alcune interviste successive, a differenza di altri, per esempio Kawada quando è stato negli Stati Uniti e in Canada, l'hanno fatto diventare un coreano. L'hanno trattato de merda, eh? Lui è tornato e non parla quasi mai degli Stati Uniti. Okada, per quanto si sia trovato male, ha detto che lui ha avuto l'occasione con quell'esperienza di creare il Rainmaker, perché sostanzialmente il tipo di personaggio lì ha capito come fare per adattarlo al wrestling giapponese. Quindi se non era in grado di fare un personaggio per il mercato americano, però è tornato con l'idea, la forza e soprattutto la capacità di farlo per il mercato giapponese. È appena tornato dopo l'esperienza altro che brutta in TNA, l'hanno subito mandato contro Tanahashi, cioè, quindi sapevano già cosa avevano tra le mani, non era una... Sì, 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 assolutamente. No? Lì parliamo proprio di un personaggio che sapevano tutto. Tanto è vero che lui non è arrabbiato, in realtà. New Japan è ancora incazzata. Cioè, prima di mandare ancora qualcuno in TNA, la TNA si è dovuta scusare pubblicamente. Quelli nuovi si sono scusati, non chi ha fatto sto casino. Non chi ha fatto il caos. Il caos, che lui era quello, se vi ricordate, quando Samoa Joe aveva di fatto uno, tra virgolette, da torturare, era il torturatore di Okada. Sì, sì, assolutamente. Può darsi anche che abbia fatto qualcosa con Joe, ma ha fatto veramente poco lui. Era quello che Joe gli faceva da... lo rapiva praticamente. Sta di fatto che è tornato a casa ed è diventato uno dei migliori lottatori del mondo. Attualmente qualcosa in TNA non l'hanno capita. Così mi viene il dubbio, no? Anche e il motivo visto che gli avevi messo quella gimmick, ma nemmeno gimmick, con Samoa Joe, pensa se li mettevi contro, anche se era giovane, cosa potevi tirare su? Anche Samoa Joe era all'epoca Samoa giovane, quindi... Esatto, quindi avrebbe vinto Samoa Joe, però Okada avrebbe fatto vedere grandi incontri. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Il match, quindi, senza infamia, senza lode, Tomohiro Ishii torna a casa, penso soddisfatto, contento dell'esperienza, nulla più. Penso che non ci sia molto altro da... È stato altro che riempitivo. Sì, sì, sì.
assolutamente. Proprio. Ma come facciamo a uscire Hikaru Shida dalla contesa per il titolo TBS? Noi ci aspettavamo una cosa, è successa una cosa simile. Noi ci aspettavamo che l'infortunio accorso al ginocchio di Hikaru Shida durante il match contro Serena Deeb sarebbe stato un po' il motivo scatenante per la perdita del match contro Nyla Rose. Fortunatamente però la Lorelita ha capito che quel match che hanno fatto lei e Serena Deeb ormai è vecchio di un paio di settimane. In mezzo c'è stato un pay per view, in mezzo c'è stato un pay per view in cui l'hai fatta lottare e comunque o facevi tanto vedere l'infortunio venduto anche lì o ti trovavi nei guai. Beh, sostanzialmente loro non hanno spinto per l'infortunio, ma hanno spinto nel post-match praticamente della volta scorsa per dare ancora danno, per infliggere altro danno al ginocchio, riaprire teoricamente questa ferita. Sì, ma poi, che poi al primo attacco il ginocchio. Esatto, poi ha finito il lavoro Serena Deeb. Ora, questo porterà verosimilmente a una terza sfida tra le due. Le due domande che bisogna porsi sono queste. Domanda numero uno. Hanno bisogno di dare un periodo di riposo ai Hikaru Shida? Sarebbe, diciamo, l'occasione giusta. Ha un infortunio al ginocchio, quindi non può lottare. E quindi ha un periodo di riposo in cui non farà niente. Poi quando torna andrà contro Serena Deeb. L'altra cosa è come vogliono gestire la faida. Perché se vogliono fare una faida con un po' di run una contro l'altra, quindi se Hikaru Shida eventualmente ha un Dark Elevation o un altro Dynamite Rampage, facesse un'altra tutto uscita, ci fosse... Cioè, tutto a favore di Serena Deeb al momento. Sì, ci fosse tipo modo di insomma essere ancora attaccata e lei averla meglio su Serena Deeb, magari le cose potrebbero portare a, diciamo, la nomina del terzo match. Ricordiamo che il primo incontro l'ha vinto Serena Deeb, il secondo l'ha vinto Hikaru Shida, un terzo incontro sarebbe davvero per decretare la bella. A questo punto, perché no? Cioè, da un lato ti direi anche facciamole, basta, così poi andiamo oltre. Saranno abbastanza costretti a farlo, magari quando finisce il torneo, ora bisogna vedere quando lo mettono in un Rampage. Il problema è che questa è la strada che non è mai piaciuta, nel senso, sai ovviamente che Hikaru Shida è più forte di Nyla Rose, tra l'altro è riuscita anche a farle fare un bel incontro, quindi meno male. Però non la metti nel torneo, perché comunque delegittimi Nyla Rose stessa, che non ha battuto Hikaru Shida, ha battuto Hikaru Shida infortunata. Non dovevi nemmeno metterla nel torneo, Hikaru Shida, perché così cerchi di proteggerla, ma proteggendola delegittimi Nyla Rose, perché Nyla Rose l'ha battuta perché era infortunata. Sono quelle cose che non mi sono mai piaciute nel wrestling e continueranno mai non mi piaceranno mai. Se hai intenzione, perché c'è quella più effettivamente più forte, in questo caso perché è una donna, non la fai partecipare al torneo. Avevo la faida con Serena Deeb, ok, voi due siete in faida, il torneo non lo fate, basta. Sì. Allora, io sono d'accordo e penso anche che hai avuto il coraggio di tenere fuori una Tay Conti. Sì. Potevi avere il coraggio di tenere fuori una Hikaru Shida e si poteva fare anche in un altro modo, senza far battere Nyla Rose, potevi far finire tipo in pareggio in qualche modo, doppia squalifica, doppio count out, quello tra Serena Deeb e Hikaru Shida. Però se vogliono creare una storia è più semplice, più rapido crearla attraverso un'intromissione, così sì, magari c'è modo di costruire qualche altra intromissione, magari vicendevole, diciamo che qualcosina si può anche andare a creare. Però al momento direi che la cosa è questa ce la teniamo. Sono stato abbastanza contento del match, perché è stato abbastanza buono, però insomma è un passaggio che è stato un po' così. Ora sì, bisogna vedere quanto lasceranno. È un peccato anche per quello, perché poi l'incontro che ti riesce, va bene che me l'hai giocato sul ginocchio, tutto quello che vuoi, però poi a conti fatti non che ha commesso nella Rose non avesse vinto, però purtroppo non le porta niente questa vittoria. C'è un peccato. Bisognerà capire come mandare avanti la situazione, perché comunque se davvero c'è bisogno di un po' di tempo per Hikaru Shida, per qualche ragione magari va a fare semplicemente un viaggio in Giappone. Non lo escludo a priori, voglio dire.
c'ha famiglia e tutto, là, eh. Sì, però si è vista relativamente poco negli ultimi mesi, quindi non è che l'abbiamo fatto. No, che magari ora che si è più riaperto col Giappone vuol tornare un attimo a casa, no? Ma fossero anche 2 settimane, per dire. Però è chiaro che il radar è puntato al terzo match, ma non solo. Comincia già a delinearsi quello che potrebbe essere, insomma, il prossimo futuro di questo torneo. Un'altra fettina ce l'avremo a Rampage. Sì. E si va avanti. L'incontro più bello della storia. Sono felice che sia Rampage. È un incontro da Dark Elevation, se va bene. Però sono felice che sia Rampage, almeno non lo vedo in diretta. Lo vedo un paio d'ore dopo che è uscito. Consumerà i soliti 2 minuti per tre, forse 3 o 4 minuti, perché magari la versione però. Ok, guardiamo. Sì, guardiamolo. Poco altro da segnalare, se non una Tay Conti molto concentrata, che ha fatto un promo interessante, che ovviamente ha proiettato al futuro. È materiale da titolo. Sicuramente si è posizionata molto bene nell'ultimo match che ha fatto, da un punto di vista proprio della, diciamo, della credibilità. Con tutti i limiti di questo match si è portata veramente avanti, e quindi teniamo d'occhio il suo andamento. Può essere molto interessante quello che farà, perché deve dimostrare la parte personaggio, perché comunque lei il discorso della ok, la vediamo, se cioè quando la vediamo entrare sul ring, ride, balla, scherza, cioè è quella che poi vediamo, che ne so, sui social. Però può essere anche un'arma a doppio taglio quella, perché ti prendono come quella che ride, scherza, eccetera, magari non credono che fai seriamente. Quindi ogni tanto dovrebbe essere un po' più cazzuta. Con certe cose. E probabilmente ha cominciato un po' da adesso. Ma si è già visto già con l'incontro con Britt Baker, a prescindere dal cambio di look, dal trucco, eccetera, però comunque si vedeva. Ma aveva fatto sorridere la faccia iniziale, quando comunque c'era Britt Baker, lei era proprio seria, concentrata, non seria come quando lo faceva la Jay, che non riusciva a fare la parte, cioè si vedeva che era quella che sapeva cosa doveva fare nell'incontro. Quindi assolutamente spero che per un... credo, cioè, per carità, non è che non deve più ridere, deve farle come ci mancherebbe, però poi quando c'è l'incontro basta. Credo ci sia comunque molto materiale ora che anche Anna Jay è pronta. Ormai cominciamo ad avere davvero tante ragazze che possono ambire e non sfigurare con la cintura, quindi sono proprio contento di questo momento. Ora ci sarà anche un'altra cintura che darà... Sulle cinture escluse ovviamente quelle forti, che puoi dare una run, secondo me ci sono al momento solamente la Statlander e forse Tay Conti. Escluso ovviamente le brave, le Ruby Soho, Thunder Rosa, eccetera. Jimmy Hater, purtroppo negli Stati Uniti devono ancora farla vedere. Perché, però sappiamo, vedi, Jimmy Hater cominciano a prepararla. Jade Cargill, volente o nolente, loro ce la vogliono portare lì. Cioè, che tu lo voglia, che io lo voglia o no, Jade Cargill la vogliono portare lì, quindi almeno 4-5. Credo no, che però, si accordano se non riescono prima o poi. 4 o 5 su cui stanno lavorando ci sono, e almeno 4 o 5 che sono già pronte per i due titoli ci sono. Stiamo parlando di una decina di persone da main event categoria femminile, niente male, niente male. Probabilmente si sta trasformando in una categoria molto molto più valida di quanto non ci aspettassimo soltanto all'inizio dell'estate, per intenderci, che già stava migliorando per le performance e così via. Thunder Rosa aveva già dato una grossa mano, ma adesso non c'è solo Thunder Rosa, Perché purtroppo c'è sempre quel problema, incontro solamente, ora con Rampage al discorso che fanno un incontro in più, un incontro solo a TNT, che a volte deve essere anche un incontro che magari appunto togli la campionessa piuttosto che la sfidante di turno, riuscissero a convincere TNT a fare il fantomatico, perlomeno quando serve, non sempre, per carità, quando serve, però fare il secondo incontro sarebbe... Cioè, non devono avere, come abbiamo sempre detto, non deve esserci la quota rosa. Se una puntata necessita di 5 incontri femminili, metti 5 incontri femminili, se la card porta quello, non è un problema. Magari la settimana dopo non ce n'è. Non so per quale motivo, però confido nel fatto che appariranno. Misakura è nei primi 2-3 mesi di questo anno che starà negli Stati Uniti. Io Mace credo... Ruga, onestamente, non lo so.
Io credo forse per un discorso, sai, Mei Suruga e l'altra, non mi ricordo il nome, aiutami. Lulu Pencil. Lulu Pencil. Lulu Pencil non c'è più, tornate indietro. Ah, ok. Io credo che per loro, vabbè, adesso Lulu Pencil non c'è più, sia un discorso più che altro di contratto. Magari non sono sotto contratto, non le mostrano, vado così a naso, poi magari. E che naso? Sakura no. Probabilmente qualcosa farà. Probabilmente qualcosa farà. Occhio, perché è sempre pronto. Parliamoci chiaro. Intanto la fanno sempre lottare a Dynamite, eccetera. Contro Britt Baker, per lanciare anche meglio Britt Baker, ce la puoi mandare Sakura. Quindi se la trovassimo prima nel ranking, non è un problema. Pian piano. E attenzione, perché comunque la sua coppia con Nyla Rose non è niente male. Stanno facendo molto bene a Dark e Dark Elevation le volte che hanno lottato insieme. Quindi, occhio. Occhio, perché se davvero volessero buttare in piedi anche soltanto un torneo come quello di ormai più di un anno fa, quello che lanciò Tai Jay, per intenderci, no? Nana Jay, Tai Conti, potrebbero anche mettersi lì e buttarla in piedi, insomma, non lo escludo assolutamente. Fabri, il signor MJF arriva sul ring, fa un promo. E l'assente di questo promo è Darby Allin. Perché è assente? Come mai è assente? Avete sentito quando prima dicevo hai il tuo incontro, lo hai perso, tornatene indietro. È stato quasi sempre il leitmotiv della AEW. Cioè, io e Fabrizio abbiamo un match, Fabrizio vince, io non torno a bussare la porta a Fabrizio. Non è stato talmente tanto forte questo leitmotiv che ci siamo anche noi sorpresi del fatto che Cody e Malakai abbiano avuto tre match ravvicinati, Pac e Andrade abbiano avuto dei match ravvicinati, che Matt Hardy abbia avuto una faida che ancora sembrava non essersi conclusa, anche se in realtà si è conclusa, hanno fatto questo match e basta. Ma ragazzi, non vogliamo che si scontrino ogni mese, ogni piede spinto. Dobbiamo fare in modo che escano di scena e magari ci rientrino. Quando abbiamo parlato del fatto che Darby Allin è stato per la prima volta sul ring contro CM Punk al ritorno di CM Punk, questo ha anche catapultato dentro CM Punk l'idea, probabilmente, di avere necessità di dare una mano in qualche modo, no? È riconoscente a Darby Allin. E un Darby Allin che mi rimane fuori da questa puntata, che giustamente lui non ha partecipato in quanto sconfitto, e quasi sempre Darby Allin da sconfitto, tranne in alcuni casi, si è preso una o due settimane di tranquillità, può essere tranquillamente che ora si comincia una faida che poi possa portare a un sodalizio più o meno importante tra CM Punk e Darby Allin, che potrebbe voler dire un match di coppia contro il Wardlow e sì, sì. MJF, per dire, no? Cioè, mica una roba chissà che. E magari arrivare a dare questa prima faida di rilievo, di spessore a CM Punk, proprio con MJF. Perché sarebbe molto bello? Prima di tutto perché sarebbe, nel giro di poco tempo, il secondo pillar contro cui andrebbe a scontrarsi CM Punk, sempre con l'idea di aiutarli a elevarsi. Secondo, perché abbiamo parlato tante volte del ma non c'è un face che al microfono possa effettivamente tenere testa. Sì, no, o meglio, non hanno mai voluto mettere uno a tenere testa. Anche Jericho stesso l'hanno frenato, ma è giusto, perché devi far vedere che MJF è lanciatissimo. A un certo punto per MJF si deve mettere contro uno che è anche più bravo di lui, non soltanto come lui. E ora mi auguro che se dovesse esserci e la quale fare, migliore occasione? E attenzione, perché CM Punk con questo suo silenzio ha fatto probabilmente il promo più bello della serata. Infatti MJF ci è rimasto di merda. Prima cosa, cioè MJF ha bisogno di essere messo in difficoltà al microfono, per forza. E non l'hanno voluto fare fino adesso, hanno fatto bene a non farlo, nemmeno con Jericho hanno voluto, perché poi infatti la fight Inner Circle Pinnacle di fatto poi alla fine l'hanno messa nella, tra virgolette, nella cacciara. Però quante volte io e Stefano abbiamo detto MJF ha sempre messo le clausole, ma perché un face deve dire no, ok, vuoi le clausole, vabbè, ok, me ne vado, lotto contro un altro.
è la maniera più semplice per uscirne, anzi lui ti viene dietro e ti affronta per forza poi, cioè perché lui poi che ti vuole affrontare. Cioè, come ci siamo arrivati noi, che è una cosa banalissima, la cosa più stupida che si potesse fare, perché non, l'elite non sappiano che si può fare una cosa del genere. Cioè, noi no. Tra l'altro, è molto interessante il fattore punk, anche perché punk di base stava perdendo un po' di smalto con il pubblico per quanto riguarda il suo essere face, perché era face senza nessun vero nemico contro, e il nemico che gli hanno mandato contro, che doveva diventare heel, potentissimamente heel, è stato preso come il più grande face della All Elite quasi, quindi Eddie Kingston ha, tra virgolette, sbagliato, è troppo bravo per essere questo tipo di heel con questo tipo di pubblico, fine, perché un heel così può fare solo MJF in questo momento, cioè parlare e dire le cose sbagliate nel modo giusto lo può fare soltanto MJF o Bryan Danielson, che l'ha fatto a inizio puntata. Sta di fatto, CM Punk arriva e raccoglie di fatto una sfida lanciata aperta da MJF. Come mai Darby Allin non c'è? Non c'è perché non vogliamo vedere un secondo match tra di loro in 3 secondi. Inoltre, diciamocela tutta, se devo fare proprio la dietrologia totale, posso fare un attimo di dietrologia, Fabrizio, proprio un secondo. L'uomo mandato fuori da Hangman Page per vincere la Battle Royale che l'ho mandato verso il titolo, verso lo scontro con Jericho, è stato MJF. MJF, il quale ha battuto un'altra volta Hangman Page in una situazione, quella dell'anello, e via via abbiamo parlato più volte di una faida che era la... Se voi vi ascoltate i podcast, tipo, no, numero 25, 30, i numeri lì. Noi continuavamo a dire, oh, cazzo, ma sapete che manca ancora un pezzo? Perché quella faida non è mai stata conclusa? E io dicevo, probabilmente l'hanno conclusa con il discorso dell'anello. A sto punto mi viene il dubbio che vogliono riprenderla a un certo punto per dare una bella faida a MJF. Io sono straconvinto che Page, uno dei suoi primi sfidanti, o comunque MJF, ci starebbe da Dio. Con MJF sconfitto, anche perché sono altrettanto sicuro che quando perderà il titolo, Page non lo perde con uno dei giovani, perché è già giovane lui, la prova adesso è lui, poi il titolo lo daranno a uno, non tanto un giovane, non tanto di età, uno che ha esperienza. È diverso. Sai che Hangman Page ha esattamente 10 anni meno del sottoscritto? Esatto. Cioè sono nato il 18, lui il 27 luglio, io dell'81, lui del 91. Ma lui è giovanissimo, quindi la vera prima prova della All Elite come campioni è Page. Quindi non fanno poi... Ci sarà Page MJF sicuro, ma la prima volta se la vince Page. Sì, mantiene sì, il titolo, nel senso poi MJF, il suo turno arriverà. Page perderà, anche se perde con un trentenne, esempio, vi faccio l'esempio più stupido. Prendiamo Adam Cole, già che parlavamo della cosa. Adam Cole andrebbe, è uno tra i papabili che potrà battere Page, per dire. Un nome così... È formatissimo. Formato, ha già esperienza, ha già vinto dei titoli, nomi così, non è detto che debbano essere dei quarantenni, vanno bene anche dei trentenni che però abbiano esperienza. Io il nome ce l'ho già, ma ve lo farò più avanti. Sì, è vero, ce l'hai già. E ha un pochino di più di 30 anni, però. Ha un pochino di più di 30 anni, sì. Sì, non è una cosa esagerata, eh. Ancora abbastanza giovane. Ancora abbastanza giovane. No. Però io a questo punto mi legherei, dato che abbiamo parlato di face heel, cazzi, mazzi e ramazzi, hanno capito che Eddie Kingston non può essere heel. Il promo che ha fatto Eddie Kingston è un... Sto ritornando a Twinner dalla parte dei buoni. Sì, beh. Poi anche... Posso dire anche che bello è Eddie Kingston. Sì, dillo pure, sono gusti. No, non bello, cioè che bello avere lì... Cazzo, no, sta vivendo una seconda giovinezza fantastica. Perché non ci hanno più detto il suo disturbo, cos'era la spalla, quindi non abbiamo più avuto novità, quindi speriamo non sia nulla di grave. E... No, probabilmente ha sofferto in quel momento del match. Può darsi. Ed è anche curioso il fatto di volergli mettere, in questo momento sarà solo un incontro, una faida Garcia. E ho anche una convinzione, visto il periodo che hanno passato i 2.0 più Garcia, io la farei vincere Garcia l'incontro.
prima o poi, certo. Tranquillamente, magari appunto giocheranno sul braccio, visto che è uno che fa tante prese di sottomissioni, giochi sul braccio e non facile. Però prima o poi è da lanciare, perché lui è bravo. Sì, si parla dei pillar, però poi sono arrivati anche dei giovani dopo. E quindi non è che... E lui è tra quelli che potenzialmente può andare sopra, cioè quindi... Ora vi darò una chiave di lettura di Garcia, che è lui che l'ha data nel podcast con Obrea, mm-hmm. Edwards e Tony Schiavone, che mi ha fatto molto ridere quando l'ha detta. Poi io ci passo sopra, ma fa molto ridere, no? Ha detto, le persone sono sempre contente di vedermi lottare, mi fa piacere, ma non capisco, perché tanto io, cioè, sono quello che di solito ti prende e poi comincia a fare delle facce strane alla telecamera. È molto divertente. Ora che lo vedrete lottare, a questo punto non potrete fare a meno di vedere uno che prende le persone e fa delle facce strane. E l'ha detto lui, non è che lo stiamo prendendo in giro. L'avevo sentita quella parte. È molto simpatico, molto simpatico. E, mi fomenta troppo Eddie, nonostante il più brutto termine. Da un lato sì, però dall'altra parte no, è incredibile. Non, se mi avessi chiesto qualcuno, ma cosa ne pensi di Eddie Kingston, io all'elite, io avrei detto, guarda, sì, è una persona di esperienza, bravissima al microfono, cioè non è che poi, cazzo, ma è veramente bravo, veramente bravo. E mi è piaciuto tanto. E c'è qualcuno che si chiede giustamente, ma Punk e Kingston allora, finita lì? Non lo so, non lo so. Io punto più sul sì, però. Sì, mai. Ma magari Kingston utilizzerà quelle cose che si è sentito dire da due persone e utilizzerà a suo favore. Vediamo perché è molto interessante. Molto interessante. Kingston è davvero una piccola perla. Davvero una piccola perla. No, io ragazzi... Vi voglio far riflettere su una cosa importantissima. Lo stereotipo del lottatore muscoloso è uno stereotipo che ci ha portato tantissimi problemi. Recentemente, proprio il 13 novembre, durante il pay-per-view della All Elite, ma non solo, ragazzi, in tutto il mondo, anche in Italia, in un paio di show di wrestling che erano proprio in scena il 13 di novembre, ci sono stati tanti tributi a Eddie Guerrero. Che Garcia rimanga com'è. Anche perché ne abbiamo parlato giusto la settimana scorsa, tra tanti, se guardiamo il fisico medio dei lottatori della All Elite, MJF è piccolo, cioè ora perché lo vedete magari messo contro Darby Allin, MJF è piccolo se lo paragoniamo, se andate a vedere, mettiamo un Roman Reigns di turno, prendete il riferimento lui, se ci va MJF, è veramente piccolo, eh? E non Darby Allin non ne parliamo, Garcia non ne parliamo, Sammy Guevara è piccolino, cioè, sono tutti piccolini, se andate a vedere. Page stesso non è un peso... massimo come si vogliono far vedere i pages massimi. No, Fabri, ma fomentiamo il pubblico. Quella foto che abbiamo visto di Brian Cage vicino a Braun Strowman che si allenavano, sembrava sì. Il figlio Brian Cage. Esatto, e parliamo di Brian Cage che, cazzo, lo vedete che è il triplo degli altri. Ho detto Braun Strowman, ho detto Brian Cage, non fatemi domande su Brian Cage, non lo so nemmeno io dove è finito, cosa sta facendo, e non pensate che aveva un leggero infortunio, poi di più non l'hanno detto. Di più non so, e potrebbe anche essere guarito e semplicemente essere a casa a preparare dei noodles. E dall'altra parte no, Braun Strowman non lo voglio, non si potrebbe chiamare così, ma io ormai lo chiamo così, e quindi niente, a posto, cioè finita lì, non voleva dare adito a domande o cose particolari. No, ma non dico un fisico medio, ma qualche muscolo per coprire eventuali infortuni. Dipende sempre da come lotti. Dipende da come lotti. Non è nemmeno detto che un muscolo ti prevenga dagli infortuni, anzi, a volte te li crea. Cioè, dipende. Col suo stile di lotta non ne ha bisogno. Cioè, uno che ti fa cedere, tendenzialmente lui fa mosse di sottomissione, qualche suplex... Classico tecnico, è proprio lottatore tecnico per antonomasia, quindi... Assolutamente, il roster delle AEW è più piccolo, Omega è uno dei più grossi, ma tipo in WWE sarebbe quasi un peso leggero. Omega è stato un peso leggero in New Japan. Un peso leggero. Omega, se vai a vedere i primi periodi di DDT comunque in New Japan, era più piccolo, ha messo su molta massa. Ma restando su quelli adesso, guardati Osprey, da due anni, in due anni solamente, il cambio che ha fatto fisico. Non è diventato grosso, eh? È diventato grosso rispetto a prima, però un fisico
che per i lottatori a cui siete abituati a vedere, siamo abituati a vedere, è nella media. Sì, 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 sì. Tra l'altro, uno dei lottatori più quotati al mondo è un certo Mitsuharu Misawa. Mm-hmm. Lui partì come Tiger Mask secondo e era mica grosso. È stato lui che ha provato, l'unico che ha provato a fare la transizione di Tiger Mask da peso leggero a peso massimo, poi si è smascherato, ha continuato come Misawa e ha fatto il meglio della sua carriera negli heavyweight con la pancia, però, cioè, stiamo parlando di uno che comunque è quotatissimo, ma in realtà quando ha creato la Noah l'ha creata perché voleva dare spazio anche ai pesi leggeri. C'era gente come Kanemaru, che oggi è un vecchio sostanzialmente rispetto ai 20 rotti anni fa di quando è nata la Noah. A proposito di Tiger Mask. Ecco, però, caspita, quella era gente che non trovava spazio in Giappone. In Giappone potevi solo essere grosso, se no non ti cagavano. Shingo è arrivato come peso leggero in New Japan. Ha fatto il primo Best of the Super Junior, è stato quello che lo ha consacrato, l'ha portato lì, l'ha messo sulla mappa, è arrivato come peso leggero e tanti altri. Quindi in realtà il grosso, sì, va bene, però vediamo i risultati. 984.000 persone si sono avvicendate sullo schermo per guardare Dynamite. Questa è la media, poi in realtà qualcuno di più, qualcuno di meno a un certo punto. Va benissimo, come sempre. Niente, niente proclami, niente di niente. Anche lo stesso spray, se seguite su Instagram, tipo obeso puoi perdere tanto in questo. Gli ha dato una mano sicuramente. Il periodo pandemico, lui stava proprio dicendo che stava mettendo su masse, prima ha dovuto mangiare tanto, si fa così, è uno dei metodi per farlo questo. Devi smettere di mangiare bene, ingrassare e poi trasformare quell'energia in muscolo. Non lottare in quel periodo l'ha aiutato in questa transizione, in parte non solo lui, anche altri hanno avuto questo percorso, questa fortuna. Alcuni l'hanno fatto mentre lottavano, alcuni l'hanno fatto mentre erano infortunati, e non parlo solo di Del Piero alla Juventus, che quando era infortunato è tornato grosso da Dio, o Vialli. Sto parlando proprio di gente che non si è fatta solo di steroidi, anzi. E basta fare le polemiche sul calcio, basta. Basta, perché Fabri c'è, Lio Rashi, che insieme a Dante Martin hanno battuto gli Acclaimed. Domanda base. Quanto è rapido Lio Rush? Tanto. A me è sempre piaciuto, però, Lio Rush. Quando lo vedo lottare, a me fa sempre... Deve tacere. Non è... È bello da vedere lottare, quello niente da dire. E... Dicevamo cose che non abbiamo detto la settimana scorsa, che poi dicevamo sul gruppo, eccetera. Tutto quello che sta succedendo a Dante Martin sarà per fare arrivare poi il fratello, bisogna vedere quando, però, il fratello, perché può essere che il fratello torni tipo anche a febbraio, cioè non adesso, però tutto è per portare, e magari, perché no, per come sta andando, Top Flights più Lio Rush, una stable tra loro tre, non sarebbe male, anzi, cioè tre iperveloci e iper, poi magari purtroppo il fratello di Dante Martin, invece adesso è Lio Rush che si è Dante Martin che si è portato Lio Rush dietro, in realtà, FTA. No, non mi stupirei se arrivassero degli altri a rompere le palle a Dante Martin finché non arriverà suo fratello, che dice ci pensiamo noi due, magari con Lio Rush stesso, però poi vediamo. Sì, mi pare che sia quella lì la strada. Sono comunque curioso di vedere dove andranno a parare. Mi piace molto questo momento di Dante Martin, molto presente on screen, molto bravo, molto acclamato. E penso anche che gli Acclaimed siano bravi. Credo il più bravo sia Bowens. Sul ring anche a me piace più Bowens. Ovviamente più personaggio Caster, quello ovvio, per ovvi motivi. Sul ring piace anche a me di più Bowens. Se ti ricordi quando c'era stato quel... un anno fa ormai, Top Flights contro Acclaimed, che dicevamo, hanno fatto più bella figura i Top Flights, però anche gli Acclaimed non sono male come tag. E gli Acclaimed li ha buttati insieme Tony Khan, li ha guardati nel backstage e ha detto: perché non fate coppie insieme? Quell'uomo è veramente geniale.
L'unica cosa, stavo per dire una cosa che ovviamente mi sono dimenticato. No, l'unica cosa, ecco, Dante Martin, lì, è, lì però è colpa, tra virgolette, è colpa dell'età. Deve cambiare la parte mimica, però si vede che ha proprio la faccia da bambino quasi, manco da ragazzino, e quindi lì è un discorso che... tra l'altro la nostra, scusami, digressione, me l'hai fatta venire in mente al volo, la nostra battuta Jungle Boy, Jungle Man, l'ha fatta Adam Cole. Vero, vero. Jungle Boy è diventato Jungle Man. Cazzo, l'abbiamo detto, cioè noi abbiamo detto, vabbè, la facciamo sta battuta, fa cagare, l'ha detta anche lui, quindi è niente. Questa è la dimostrazione che i nonelliti ci ascoltano. Quindi continuate ad ascoltarci anche voi, perché non basta che ci ascoltino l'elite, non ce ne frega niente, dovete essere voi ad ascoltarci, che è la cosa più importante. È il senso di community, il senso di community. Fabri. Main event? Sì, c'è il main event. Due cose devo dire. La prima è che in pay-per-view il buon MJF ha venduto un infortunio al ginocchio benissimo, quasi quanto nella pausa pubblicitaria Sammy Guevara ha venduto l'infortunio al costato. Un po' c'ero cascato, non avevo forse sentito che erano in picture in picture. Ah, ok. Però mi ha fatto molto ridere altresì quando "and we are back live" e lui torna sul ring e comincia a lottare. È stato veramente veramente bello e mi è piaciuto come ha fatto Sammy Guevara quella parte, mentre invece non ho moltissimissimo da dire sul discorso Jay Lethal, perché un match non fa di Jay Lethal un uomo recuperato ai miei occhi. Però si è sicuramente messo in un punto dove io posso cominciare a osservarlo con curiosità. Dimmi la tua. Si è messo al servizio, come si presumeva, si è messo al servizio di Sammy Guevara, più che altro che poi comunque che lui sia stato molto molto bravo, si sa. Ovviamente non è di certo Jay Lethal che qua vedevamo in TNA e Ring of Honor, non parlo Ring of Honor questa, parlo da Ring of Honor di 15 anni fa ormai, non di certo, manco un po' meno forse lui, però comunque non è di certo quello, anche prima parlavamo di peso, ecco guardate Jay Lethal, adesso mi fa stendere cara i guanciotte, prima invece era... Adesso assomiglia Arnold. Esatto. Non è grasso, non per carità, non è grasso, no. Comunque rispetto a prima ovviamente è ingrassato, però comunque ha una sicurezza, lui è già stato, già in Ring of Honor stesso ultimamente lui era praticamente un mezzo allenatore, cosa che farà anche qua, serve, come dicevamo, come abbiamo detto domenica, quello che serve Jay Lethal deve aiutare questa gente qua, i Guevara e degli altri, né più né meno. Beh, lui però... è stato un po' quel personaggio lì, ricordo anche il periodo in coppia con quello che oggi è Xavier Woods, che era Consequences Creed, che avevano fatto Little Consequences e non era andato assolutamente male, quindi... No, e poi c'è anche il discorso, comunque, come dicevo appunto domenica, lui può aiutare tantissimo per il discorso personaggi, perché lui, cioè, sembra, lui sa imitare veramente, cioè lui sa stare veramente davanti a una telecamera, a prescindere da imitazioni, eccetera. E a dei giovani come prima dicevamo Dante Martin, che ha la faccia ancora troppo bambinesca, e vabbè, MJF non ne ha bisogno, un Garcia stesso, Guevara già un po' meno, però comunque Darby Allin avrebbe bisogno, e come se ne avrebbe bisogno, c'è uno come lui, ti aiuta, se lo segui ti aiuta. Ma poi è un buon mid-carder al momento, un buon mid-carder. Ma lo vedremo praticamente. Praticamente lo vedremo solamente a Elevation. Io quando... Ma no, quello non lo so, però comunque sì, cioè quello lì è la sua zona. Quando le persone dicono "ah, ma ricordiamoci che lui ha avuto successo solo perché ha imitato Macho Man". No. In realtà no. Cioè quando è arrivato lì il problema era che lui aveva poco carisma. Non è che... Tra l'altro l'errore più grosso di sta cosa, che lui quando imitava, come si dice, Macho Man, lui si metteva a lottare come Macho Man. Cioè lui per degli incontri si è tolto quello che faceva lui
tranne qualche mossa, e l'ottava il moveset di il moveset di Matchman, che se c'è una cosa difficilissima per un lottatore è avere il moveset di un altro lottatore, cioè questo fa già vedere quanto grande poteva essere Jay Lethal, che ha fatto meno rispetto a quello, al potenziale che aveva. Adesso Fabri tira fuori un nostro cavallo di battaglia, che è vecchio come il tempo in cui ci siamo conosciuti. Noi abbiamo sempre parlato molto bene di un lottatore che in un colpo solo, a un certo punto, aveva tre gimmick. Era il Fallen Angel, Christopher Daniels, era Curry Man ed era Suicide. Contemporaneamente, nello stesso periodo, tre personaggi diversi, tre moveset diversi, quasi, lì è impossibile, ma quasi tra linguaggi del corpo diversi. Lì è impossibile perché appunto, cioè Jay Lethal per esempio copiava, ma invece devi inventarti un tuo modo di comportarti diverso. Come si muoveva con Curryman, come Curryman, come era Fallen Angel, era praticamente, cioè era uno fermo quando entrava, non ovviamente sul ring, però con Curryman invece faceva lo scemo in maniera bellissima, cioè io mi divertivo un sacco. Che poi tra l'altro la genialata del, quando c'era il cos'era Fist of Fire, come lo chiamavano in TNA, e quando c'era il che lui aveva preso la valigetta, era stato licenziato come Christopher Daniels e la settimana dopo era come Curryman. È bellissimo, che bello, ha fatto quasi un anno che Daniels non era apparso, quasi un anno tra l'altro, cioè veramente no, lui davvero un personaggione, e quindi Jay Lethal da questo punto di vista non hai nulla da dirgli contro, nulla da dirgli contro. Addirittura guarda cosa ci dice il nostro Stefano Marchetto, che dice: finale di puntata che fa sognare il Nerso con Jay Lethal che rimpiazza Jack Hager. Improbabile, però non sarebbe male, non sarebbe male. L'Inner Circle lui che si sta comportando, forse si può essere incrociato, no, perché non era, no, perché in quel periodo non era Impact, stavo pensando ai Lux, ma no, lui era già in Ring of Honor, era ritornato. Forse si era incrociato con i primi Lux. Con i primi, sì. Forse sì, ma con gli ultimi no. È gente che conosce al di fuori delle major, ecco, non è gente che conosce. Sì. È comunque interessante vedere come andranno. Inner Circle che arriva e fa quello che deve fare una stable face, festeggia con il suo, ma non picchia il suo campione, ma non picchia l'avversario. Quindi gran bel momento di sportività. Sono bei momenti questi in All Elite, credo. Ci dimostrano proprio come l'atteggiamento sia quello corretto. Non si sono mai lesinati quando c'era da fare il rissone. Hanno sempre buttato in piedi il rissone in All Elite, senza problemi. Adesso c'era da fare una cosa diversa, l'hanno fatta, e quindi va bene così, anzi, assolutamente bene così. E direi che così abbiamo anche concluso la puntata di Dynamite, ma anche questa. È stato un piacere essere qui e poter portare alla vostra attenzione le nostre considerazioni e fare considerazioni insieme a voi che in chat ci avete aiutato e avete contribuito a darci una mano per rendere questo programma ancora più bello. Chiaro, si ritorna poi, ovviamente, con la review di Rampage sabato, la faccio io e esce sul canale YouTube. Nel frattempo, domani sera, stasera, per chi ci sta seguendo on demand, c'è... cosa fate stasera? Cosa fate? Stasera abbiamo ospite Nicolò Testi, quello che era venuto a Ugo De Lucia per parlarci della mano del destino, ma invece ci parleremo della All Elite, perché anche lui ha un podcast da poco tempo sulla All Elite, quindi parleremo di All Elite, parleremo un po' di Full Gear, che altro gli chiederemo a lui come l'ha visto, perché noi ormai... Non sai neanche più cosa dire, Fabri. Io non so più cosa dire, infatti io chiedo a lui come l'hai visto, magari anche un po' di Dynamite, eccetera, di questi due anni di All Elite, quindi... E parleremo anche, perché anche lui ha fatto un fumetto, quindi... Parleremo anche eventualmente. Io ho promesso che gli avremmo fatto parlare anche un po' del fumetto, che non ce l'aveva chiesto, ci mancherebbe ancora. Si è dimostrato molto simpatico, quindi non... più che volentieri. E avremo lui, e è vero, devo dirlo adesso, perché qua poi c'è la cosa. Attenzione: il late night la prossima settimana è di lunedì, due parleremo di Rampage.
Avvicinati perché dobbiamo fare Ugo De Lucia il venerdì, perché abbiamo gli ospiti, i Crisis Benoit, che erano già venuti, però parliamo proprio della loro della Lucia messicana e della loro esperienza che hanno avuto a vedere la Lucia in Messico. Quindi parliamo proprio di Messico, allora li teniamo come per Ugo De Lucia. Allora abbiamo fatto questo mini cambiamento. In più, martedì sera, live monografica sugli America's Most Wanted. Abbiamo una carrellata di match da vedere, abbiamo un sacco di cose belle da raccontare. Soprattutto credo che avete i tre tifosi più mark della storia. Probabilmente sì. E non lesineremo commenti negativi. Cioè, se ci sarà da dire qualcosa di negativo, lo faremo dire alla chat. Sì. Non possiamo. Non sto pensando già nulla di negativo, non c'è niente. Sai cosa sto pensando di negativo? Che a un certo punto non ci saranno più. Esatto. Quello mi dispiace. E Chris Harris ha pensato a fare tutt'altro che continuare a lottare. Ebbene sì, ma ne parleremo martedì. Per ora è tutto. Ti ringrazio Fabri, ma ringraziamo anche la chat. Mi pare la cosa giusta da fare. Quindi grazie mille chat per essere stati qua con noi fino ad ora. E alla chat futura che ci sarà su YouTube piuttosto. Dove vorrete commentare, commentate. Ricordatevi di venire sul nostro gruppo Telegram, ricordatevi se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale e di attivare la campanella con le notifiche, in modo tale che potrete sapere sempre quando esce un contenuto di AEW Italian Podcast. E state sicuri, non rimarrete mai o quasi mai 24 ore senza un contenuto nuovo. Tutto questo vi ringrazio di cuore, vi saluto anch'io, sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast. Noi ci risentiamo come sempre, ovviamente. Alla prossima!